Ancora oggi aspetto il momento in cui i videogiochi prenderanno o riprenderanno quel che fece The Order, e cioè creare un videogioco intenso, che non imprigioni in routine di cose da fare da 100 ore, che sembrano non finire mai, raccontava una storia, ti faceva immergere nel mondo, ti faceva interagire con esso, seppur in modo un po' così blando, senza dover ripetere un'infinità di azioni che fanno pensare basta. Sto perdendo tempo, c'è quella sensazione di ripetizione all'infinito che non dà niente, se non un po' di mero intrattenimento, che per carità può essere interessante, ma al terzo, quarto, quinto, cinquantesimo videogioco che dura 60 ore, 40 ore, 70 ore, diventa veramente stucchevole. La fragilità della fiducia e la complessità della moralità in The Order 1886 sono un valido spunto di riflessione. Certo, non un grandissimo spunto di riflessione, ma vediamo un mondo intriso dalla tecnologia in stile steampunk e creature sovrannaturali che se non ci fermiamo, attenzione, se non ci fermiamo alla lettura scontata in stile film hollywoodiani, tipo Top Gun, vediamo un mondo fatto di corruzione e moralità in costante mutamento. Vediamo la storia di The Order. Sir Galahad e i suoi compagni, cavalieri in una Londra vittoriana alternativa, dove la lealtà e l'ordine sembrano essere fondamentali per gestire il tutto, ma tuttavia emergono tradimenti e corruzioni a dismisura, una sorta di homo homini lupus a non finire. Galahad si troverà a dubitare della fiducia di chi lo circonda, rendendosi conto che tutto sta crollando, una forma di isteria diffusa in cui ogni moralità sembra sparire o essere messa in discussione. Nietzsche direbbe la morte di Dio, cioè la morte di qualsiasi identificazione morale, di qualsiasi grande altro, se la vogliamo interpretare così. Volendo fare una riflessione culturale, in un mondo sempre più interconnesso, la fiducia gioca un ruolo cruciale, sia a livello personale che sociale. The Order ci ricorda quanto sia delicato questo equilibrio e quanto facilmente possa essere distrutto. E spetta a noi scegliere e mantenere, se mantenere, le moralità. Ecco appunto, la riflessione culturale che porta The Order è proprio sulle scelte morali. Le scelte morali non sono sempre chiare e spesso richiedono un equilibrio tra principi personali e responsabilità collettive. Sir Galahad, ad esempio, deve decidere se rimanere fedele agli ordini ricevuti o seguire la propria coscienza, quando scopre la verità dietro le azioni dell'ordine. Questa tensione tra dovere e moralità personale è un tema ricorrente che riflette la complessità delle decisioni morali nella nostra di realtà. Il gioco presenta una visione complessa della moralità in cui la linea tra bene e male è spesso sfumata. Lo sappiamo benissimo, una cosa va bene per la Palestina, un'altra cosa non va bene per l'Ucraina. Cioè, capiamo come le decisioni morali raramente sono semplici. La comprensione delle diverse sfumature della natura umana è essenziale per navigare attraverso le complessità delle situazioni etiche all'interno della vita. E il gioco appunto ne presenta una visione complessa di moralità, in cui la linea tra bene e male è spesso sfumata. I nemici non sono sempre completamente malvagi, certo, è chiaro. Non siamo ai livelli di un Monster, non pensiamo a Urasawa, è chiaro, non siamo minimamente a quei livelli lì. Però comunque ci offre un messaggio interessante. Il sacrificio per il bene comune, che è una delle forme più alte dell'altruismo e del coraggio. Diciamo che ci dà un'interessante prospettiva, un'interessante lente con la quale possiamo riflettere sul presente. Attenzione, vorrei però ben chiarire che non con tutta sincerità quanto detto è frutto di chi dà l'introspettiva, e che il prodotto, il gioco in sé, non abbia tutto questo grandissimo spessore culturale. Però ripeto, risulta abbastanza interessante il messaggio lanciato, e alla fine della fiera, per concludere, The Order è un gioco che, oltre ad offrire un'esperienza visivamente e ludica affascinante, invita i giocatori, anzi ci invita a riflettere in temi
più complessi e profondi, o quantomeno può farlo. E detto questo, vi saluto e ci becchiamo alla prossima.